Ciao naviganti, oggi giornata particolare, si parla di idrogeno, vediamo la componente 3 e ci divertiamo un po' perché a mio avviso è la componente più esilarante di tutto il PNRR. Siamo salpati e andiamo in direzione idrogeno, PNRR, componente numero 3 della missione 2. Dicevo una componente abbastanza esilarante, vedrete perché, al contrario delle altre puntate, farò fatica a non ridere un po' perché di fatto stiamo parlando di il capitolo più fuffoso, se vogliamo usare un termine un po' di moda, di tutto il PNRR. Tante chiacchiere inutili, ma vediamo un attimo il problema che ci sono dietro tanti soldi. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e guardate le precedenti puntate di questa playlist per capire un po' anche l'inquadramento di tutto il piano e comprendere cosa stiamo guardando e in che direzione stiamo andando. Mi sono segnato alcuni appunti perché sono veramente delle chicche interessanti, ma entriamo nel merito. Allora, innanzitutto la missione 3 della componente 2 ha per titolo promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno. È importante definire il quadro di operazione, cioè dove ci troviamo e in che ambito operiamo, quindi la cornice di tutto questo progetto. L'idrogeno ha due cornici. La prima cornice sono le Hydrogen Valley. Cioè, il PNRR ci dice abbiamo già delle aree industriali, se le mettessimo tutte insieme sarebbero grandi più o meno come l'intera Umbria, perché non utilizzare queste aree per produrre idrogeno e renderle autonome o il più possibile sostenibili? Obiettivo assolutamente condivisibile, punto di partenza condivisibile, cioè non andiamo a fare ulteriore consumo di suolo, ci concentriamo su dove già gli usi sono ad alta intensità e molto concentrati logisticamente, quindi punto condivisibile. La secondo ambito di restrizione dell'applicazione di questa componente invece è una delle prime parti esilaranti, cioè ci si deve concentrare sulla produzione di idrogeno verde, non idrogeno grigio, non idrogeno blu. Anche qui vi linko un video dove parlo esplicitamente e specificatamente delle differenze tra i tre. Produrlo attraverso elettrolizzatori, che oggi a livello industriale non mi risulta ce ne siano poi così tanti, e utilizzare la sovrapproduzione da fonti rinnovabili. Quindi, quando le fonti rinnovabili producono più energia di quella che necessitiamo per gli usi normali, questa energia deve essere destinata alla produzione di idrogeno. Facciamo una piccola proiezione, proviamo a ragionare in numeri un po' teorici, 2040, 2050. Forse anche oltre, non lo so, ovviamente non si può puntare, non si può sapere come si svilupperanno le rinnovabili nei prossimi anni, ma diciamo che siamo molto 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 lontani da una sovrapproduzione da fer, quindi, boh, non ho capito di cosa stiamo parlando, o meglio, facciamo finta di non aver capito di cosa stiamo parlando, vediamo e andiamo avanti. Uno dei punti che più che esilaranti direi abbastanza pericolosi, è un passaggio subito dopo il concetto di fer e idrogeno verde. Il PNRR ci dice che dove ci fossero impianti di distribuzione di metano nelle aree industriali citate prima, esistono in Italia aree industriali che non sono collegate alla rete metanifera? Mi sembra di no, potrei sbagliarmi, ma credo che ormai tutte le aree industriali siano collegate alla rete metanifera, quindi quest'ipotesi dell'ove è alquanto ridicola. Ma cosa ci dice? L'idrogeno potrebbe essere addizionato adesso. Quindi, di fatto, il concetto è produciamo idrogeno per immetterlo nella rete industriale del metano. Non entro nel merito, ripeto, ho fatto un altro video su questo.
Però produrre idrogeno per immetterlo e addizionarlo al metano non è altro che un surrogare ulteriormente il consumo di metano. Continuiamo a dare ossigeno al moribondo. Quando parlo di moribondo, ovviamente mi riferisco al metano. Lo sappiamo tutti, ce lo dice l'Europa, ce lo dicono i tempi, ce lo dice il PNRR stesso, dobbiamo quanto prima uscire dalle fossili. Il metano sarà ed è oggettivamente un elemento di transizione, ma se transizione deve essere, bisogna andare oltre, cioè utilizzarlo finché non abbiamo i sostituti, non cercare di allungare il più possibile la sua vita. È un concetto, secondo me, completamente sbagliato. Se una tecnologia è alla sua fine, investiamo sullo sviluppo delle tecnologie alternative, non sull'allungare la vita del moribondo. Questa è la mia posizione, ovviamente. I commenti sono a vostra disposizione, discutiamone, non credo che ci sia la verità assoluta, siamo in una fase appunto di transizione dove il dibattito forse è la cosa migliore che ci possiamo permettere. Un altro aspetto dove l'idrogeno può essere un elemento chiave, sempre secondo il PNRR, sono nei settori hard to abate, cioè i settori dove è difficile abbattere le emissioni, tipicamente la trasformazione del petrolio, la chimica, le grandi fonderie, tutti questi settori ad altissima intensità energivora. In alcuni di questi c'è l'idrogeno grigio, viene oggi utilizzato. La transizione dall'idrogeno grigio all'idrogeno blu, è uno degli obiettivi e siamo su questo assolutamente d'accordo, sempre con ciò che abbiamo detto prima, tenendo presente che se riuscissimo a spostare l'idrogeno grigio, tutto su idrogeno verde e utilizzassimo questo nelle fonderie, nel settore hard to abate, potremmo avere, si stima, un 90% di riduzione delle emissioni, quindi numeri sicuramente interessanti. Il problema poi rimangono sempre i tempi. E veniamo alla chicca veramente top dei top. Si prevede, ve la leggo proprio, inoltre, la creazione di una rete di distribuzione dell'idrogeno a 700 bar per realizzare distributori per il settore della logistica pesante, quindi autocarri a lungo raggio, navi, treni e così via. 700 bar? Cioè, pensiamo di costruire una rete di distribuzione dell'idrogeno a 700 bar, l'idrogeno che è l'atomo più piccolo esistente in natura, che quindi si insinua dovunque, in ogni fessura, in ogni pertugia, in ogni vite, in ogni bullone, dovunque l'idrogeno passa. E noi pensiamo di fare una rete a 700 bar. Per darvi un dimensionamento, la rete del metano ad alta pressione, non a bassa pressione quella che ci arriva in casa, quella ad alta pressione gira intorno ai 50-60 bar e perde, se non ricordo male, il 17% di metano. Quindi nella rete ad alta pressione del metano a 50-60 bar, con il metano che è una molecola abbastanza grossa, perdiamo il 17% fonte rara, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia proprio il 17% del metano. Vogliamo fare una rete più di 10 volte, con una pressione più di 10 volte alta, con la molecola molto più piccola, anzi più piccola che abbiamo e che conosciamo in natura, per distribuire idrogeno, che è la sostanza, una sostanza altamente esplosiva, perché a contatto con l'aria reagisce. Auguri! Diciamo che la fisica e la chimica ci darebbero delle problematiche, ci direbbero che ciò è già impossibile. Ma detto ciò, supponiamo di poterlo fare. Quanti anni ci mettiamo? Quanti investimenti dobbiamo realizzare? Nel frattempo, le tecnologie per lo stoccaggio dell'energia elettrica, della corrente elettrica, quindi le batterie, che passi avranno fatto? Ha senso investire in qualcosa di puramente teorico quando oggi abbiamo delle batterie che in 2, 3, 4, 5 anni hanno fatto dei passi da gigante, una tecnologia assolutamente in fase esplosiva e che ci permetterebbe di attaccare e recuperare corrente con zero o quasi interventi in infrastrutture.
Direi che anche qui stiamo rasentando il ridicolo e ne capiremo il perché a breve. Diciamo che le direttrici su cui intervenire per questa fantomatica rete logistica basata sull'idrogeno a 700 bar, relativi distributori che magari stoccano idrogeno di nuovo esplosivo in aree industriali, in aree Seveso bis, fate un po' voi i vostri ragionamenti, sono sulla Brennero, Torino, Trieste. Questa fascia qui, compresa questo triangolo compreso tra queste tre città, è quella a più alta intensità legata alla logistica, ai movimenti di grandi autocarri. Potrebbe essere una soluzione davvero interessante quando magari nel frattempo stanno uscendo soluzioni elettriche per autocarri estremamente interessanti. Io continuo a considerarlo un aspetto che oscilla più sul ridicolo che sul concreto. Un altro aspetto importante che ci cita questa componente è il tema della riconversione dei treni diesel nelle aree non elettrificate. Abbiamo delle linee, soprattutto locali, in Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata. Queste linee si pensa di convertirle a idrogeno con quello che dicevamo prima, perché probabilmente si pensa che elettrificare queste linee sia troppo costoso. Cosa volete che vi dica? Ma veniamo alla chiusura e siamo già nei tempi, o anzi stiamo sforando. Vi leggo la parte che più mi ha fatto ridere e poi riflettiamo su cosa vuol dire tutto ciò. Dal momento che oggi non esistono stazioni di rifornimento a idrogeno per i treni in Italia e per gli autocarri, il progetto include attività di ricerca e sviluppo per elettrolizzatori ad alta pressione, sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con la possibilità anche di utilizzare idruri metallici, liquidi e così via. Il tutto per costruire 9 stazioni di rifornimento, 9, sulle linee che abbiamo citato prima, le linee ferroviarie che abbiamo citato prima. Stiamo parlando veramente di numeri ridicoli con investimenti esorbitanti, ma attenzione ai tempi. Vi ricordo che il PNRR prevede il 2026 come arco temporale per gli investimenti. Per realizzare questi investimenti, prima bisogna, abbiamo detto, uno, a raggiungere un surplus di produzione energetica da fer, e siamo già ben oltre l'orizzonte del 2030. Ma facciamo finta che con investimenti economici questa roba riusciamo a realizzarla. Sempre prima di costruire gli impianti, dobbiamo fare un quadro di normativa tecnica di settore. Non esiste. L'idrogeno non è normato se non per alcune specificità. Quindi ci vuole una normativa tecnica per la produzione in massa di idrogeno, in quantità di idrogeno. Questo lo dice il PNRR, non lo sto dicendo io, vi sto citando il PNRR. Se qualcuno vuole verificare, siamo tra pagina 175 e pagina 183. Mancano le normative per la distribuzione, come vengono costruite le reti, come vengono connesse, con quali gradi di sicurezza, in che territori, quali sono gli iter autorizzativi e così via. Manca tutto questo quadro normativo, che è da fare. Manca tutto il quadro normativo, quindi sia norme tecniche che autorizzative, per lo stoccaggio. Come si fa, dove si fa, perché si fa e così via. Tutto il quadro normativo, sia norme tecniche che norme di settore. Per l'utilizzo, dove viene utilizzato, come viene gestito, quali sono le norme tecniche di controllo e così via. C'è una montagna di normativa di nuovo. La vendita, a cosa lo colleghiamo, qual è il prezzo, come lo gestiamo, sarà un asset di Stato e così via. E ovviamente tutti gli iter autorizzativi per autorizzare e costruire le stazioni. Per le reti, come si interfacciano le reti con le altre reti. E poi, da ultimo, ovviamente le norme di garanzia di origine, cioè dobbiamo certificare che quell'idrogeno venga da fonti rinnovabili. Capite che
La mole di lavoro che c'è non è assolutamente compatibile, a mio avviso, con gli obiettivi temporali del PNRR, che vi ricordo sono 2026. Quindi siamo nel 2021, 5 anni per realizzare tutto questo quadro normativo. Dobbiamo avere un surplus energetico legato alle ferre e poi possiamo iniziare a parlare di idrogeno. 2026, capite perché a me sembra più una barzelletta questo capitolo, questa componente del PNRR, che una cosa seria. E ritornando sopra, l'argomento su cui ruota tutto, secondo me, è quella frase che vi ho letto all'inizio. Alla fine non possiamo e non saremo in grado di produrre idrogeno verde, nel frattempo faremo ricerca producendo idrogeno blu e idrogeno grigio da immettere nella rete. Questo è il succo che io vedo in tutto questo pacchetto. Quindi ulteriori finanziamenti indiretti, sovvenzioni indirette, chiamatele come vi pare, ma quello sono, a chi oggi produce e gestisce metano. Attenzione che un altro aspetto normativo che deve essere quanto prima rivisto, e qui davvero aspettiamo di vedere le soluzioni perché ci sarà un po' da ridere, da divertirsi. Il PNRR prevede che gli incentivi per ottenere la competitività economica dell'idrogeno andranno, perché ovviamente non essendo all'inizio economicamente conveniente, va incentivato. Andranno ricercati nell'eliminazione delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili. Ti tolgo con una mano e ti restituisco con l'altra. Una partita di giro che forse ci spiega questa componente nel suo complesso e in tutto il suo percorso. Bene, abbiamo visto questo aspetto abbastanza, ripeto, per me esilarante. Continuiamo l'approfondimento. Il prossimo approfondimento sarà invece un aspetto molto importante, molto interessante, la componente 4 sulla mobilità sostenibile e gli usi finali della mobilità elettrica, e quindi un aspetto davvero di interesse chiave, e cercheremo di approfondirlo. Vi ricordo, se questo percorso vi interessa, iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanellina, ma soprattutto commentate, commentate, discutiamo, approfondiamolo, perché sono in buona parte sono valutazioni e pareri che purtroppo rimangono nella sfera ancora abbastanza del personale, perché non abbiamo l'oggettività del processo. Bene, ritorniamo in porto per oggi a riposarci un po' dopo questa strana sezione del PNRR, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!